Perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita di pallone. Perché una volta non ci porti pure me, chissà se davvero vai a vedere la tua squadra o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone. Chissà se mi dici una bugia o la verità, ma un giorno io ti seguirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire. E se scoprirò, io potrò, se mi vuoi imbrogliare, da mamma mia ritornerò. Perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita di pallone. Perché una volta non ci porti pure me. Ma un giorno ti seguirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire. E se soffrirò potrò che mi vuoi imbrogliare, da mamma ritornerò. Perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita di pallone. Perché una volta non ci porti pure me, una volta non ci porti pure me. Ciao ragazzi! Ah, ripartita! E allora, stop, ok, buon pomeriggio, 17.30, qui in diretta dalla mia cucina, posiamo il pallone, fermo lì, leviamo il cappello, leviamo gli occhiali, fottiamo gli altri occhiali, quasi quasi mi levo pure un'altra cosa, aspetta, perché fa un caldo, lo so, fa un po' estivo, ma tanto oggi è la giornata allo sport, è dedicata allo sport, per cui ci possiamo, aspetta che ci diamo anche una pettinata, va, ok, allora, prima cosa, prima di cominciare, giornata dedicata allo sport, io ve l'ho detto, avremo tra poco in collegamento Filippo Galli, parleremo di sport, parleremo di calcio, parleremo di consigli anche per i più giovani, ma prima cosa, accendere il forno a 220 gradi. Quello che faremo oggi è uno strudel di verdure, quindi cercheremo di stare anche in tema con la salute. E quindi, per quanto riguarda gli ingredienti, allora, un rotolo di pasta sfoglia, che spero abbiate già acquistato, comunque tiratelo fuori dal frigorifero, 600 g di verdure cotte, già scottate, spinaci, erbette, quelle che vi piace di più, devono essere già bollite, scolate e messe da parte. Poi due mele già sbucciate e affettate, tutto quello che non avete fatto fatelo adesso mentre io parlo, mentre io chiamo Filippo eccetera, così vi portate avanti. Poi un cucchiaino di pinoli già tritati, un cucchiaino di uvetta messa a mollo, io l'ho già messa a mollo e tra poco la scolerò, anzi quasi quasi la scolo tra poco, sì. Due uova, 30 g di parmigiano, un cucchiaino di pan grattato, un cucchiaio scusate di pan grattato che useremo metà in un modo e metà nell'altro, una noce di burro, pepe e sale. Marco oggi ha inventato un drink che si chiama Black and Red Glory. Marco è del Milan, quindi dedica questo drink al Milan e in particolare a Filippo. E quindi servirà del Campari, del whisky, l'angostura orange, se ce l'avete, spero di sì, se no fate senza, zucchero di canna, cioccolato fondente, dei grani interi di caffè e un'arancia. Bene, allora, prima di partire e entrare nel vivo, ovviamente devo salutare come sempre la Fabrizio Campagna, che alle 16 conduce il suo talk show dalla propria pagina Facebook, e ovviamente la Fatina Gaia, che oggi ha letto La Fontana della Bellezza, un'altra meravigliosa fiaba. E poi vi ricordo che tutte le nostre dirette è possibile condividerle sul proprio canale con i vostri amici, oppure potete rilanciarle quando volete, rivederle comunque in un secondo momento, oppure potete
andare direttamente sul mio canale YouTube Romano Simonelli, dove vedrete tutte le dirette fatte fino ad oggi. E se non sbaglio siamo arrivati a 28, 28esimo giorno consecutivo. Allora vi anticipo già che, come vi ho già detto più volte questa settimana, domani è venerdì, dedicheremo la nostra puntata alla Vallonia e parleremo della capitale, parleremo di Namur, cucineremo un piatto tipico della regione, anzi della città, canteremo una canzone tipica, prepareremo un drink tipico, Marco ci preparerà tipico, parleremo con Silvia Lenzi, la responsabile dell'ufficio del turismo, e poi ovviamente avremo il solito collegamento anche da Namur con un nostro caro amico dal cognome improbabile e nordico impronunciabile, ovvero Saverio Provenzano. Bene, detto questo, io entrerei quindi nel vivo di questa puntata, comincerei subito a chiamare, subito, venuto con la cena subito, Filippo Galli, e ci facciamo una bella chiacchierata con lui. Allora, attenzione, sta squillando. Eccolo, ciao Filippo! No, che mito. Mi lasci sempre solo, non mi porti a vedere la partita di pallone, perché? Perché? E qui mi fermo. Eh no, ci Ciao. mancava la parte finale. La prossima occasione. Ciao. Ciao Filippo, che Grazie. bello Tutto bene? vederti. Tutto Tutto bene? bene, anche per me, anche per noi. C'è anche... Io vedo i mestoli, a dire la verità, non vedo te, vedo i Lo mestoli, ma so, dov'è la sciura? la sciura è qua vicino a me. Mi Eccola, sto meravigliosa. Come? riprendendo dal tuo balletto. Fantastico. Numero uno. Ascolta, posso ringraziarlo adesso, Marco, il barman, per il cocktail? Assolutamente. Grazie Marco, prossima volta però o Caipirosca o Sex on the Beach, Ah, ok? capirò. Se posso chiedere. Assolutamente sì, e tanto ci sarà una prossima volta, Filippo, per cui Marco è avvertito, sta ascoltando. Non solo Marco, ti saluta anche Pino, il papà di Marco che tu hai Ciao conosciuto. Pino, sì, ricordo. Bene. Allora, Filippo, abbiamo detto, ho detto più volte che oggi avremmo fatto una cosa un po' carina, avremmo parlato un po' di sport a 360 gradi. Io vorrei lasciare a te la parola. C'eravamo messi d'accordo di parlare un po' di sport, di calcio. Tu mi hai detto che dovevo raccontare la mia carriera, ma sei sicuro? Chi è che può interessare quello che ho fatto io? Caspita. Se vuoi che io la racconti, la racconto molto brevemente. Io sono arrivato al calcio, tra l'altro, rispetto ai miei compagni, ai miei colleghi di allora, molto tardi. Sono arrivato a 16 anni nel calcio professionistico, diciamo così, di un settore giovanile professionistico, dopo aver fatto 3 anni di ginnastica artistica. Quindi questo io ci tengo sempre a sottolinearlo. Sono arrivato al calcio da professionista, ho avuto la fortuna poi di giocare nel Milan, nel settore giovanile, di andare a Pescara un anno e poi di tornare nel Milan e fare 14 stagioni con la prima squadra, dove si è vinto un po' tutto in una squadra di fenomeni, diciamo così. E poi ho fatto altre esperienze, tra cui Reggio Emilia, Brescia, e un anno sono stato all'estero a Watford e ho finito vicino a casa a Sesto San Giovanni nella Pro Sesto a 40, quasi 41 anni. E poi ho cominciato la carriera da allenatore, 5 anni da allenatore, un po' come collaboratore anche tra l'altro di Ancelotti e di Dassotti in prima squadra, e ho fatto 9 anni poi di responsabile di settore giovanile sempre in AC Milan. Dopodiché, insomma, è finita anche quella parte della mia vita e da qualche mese sono consulente alla federazione nell'ambito formativo e quindi mi occupo in particolare di calcio, ma mi sono occupato anche con un gruppo di amici e di colleghi di sport. E, insomma, è chiaro che lo sport è cambiato, il calcio è cambiato, sono cambiate le abitudini soprattutto dei ragazzi, no? Quindi una volta noi avevamo molti più spazi, molto più tempo per giocare e quindi quello che oggi si dice sempre manca l'oratorio, manca il cortile, mancano i momenti e gli spazi per poter andare a giocare liberamente e credo che sia vero. Oggi soprattutto il calcio viene visto come, ahimè, purtroppo in molti casi come un ascensore sociale, no? Soprattutto anche dalle famiglie,
e purtroppo succede che si metta sulle spalle dei figli, così delle aspettative che non sono dei figli, ma sono appunto dei genitori. E questa è una cosa che a volte crea grossi problemi. Io quello che mi sento di dire rispetto alla mia esperienza è cercare davvero di lasciare libertà ai propri ragazzi, ai propri figli di scegliere, non necessariamente deve essere calcio. Io ho fatto calcio tutta la mia vita praticamente. Mi sentite? Sì. Ecco, non tutta la vita, però non necessariamente deve essere calcio. Io credo che dobbiamo essere in grado come genitori, so che non è facile, però assecondare il talento di ciascun nostro figlio, di ciascun ragazzo, perché magari noi il bambino decide di andare a fare calcio perché vanno gli amici, però credo che poi i genitori debbano essere bravi a cogliere il momento in cui il bambino del calcio magari non ne ha più voglia e quindi assecondare un'altra passione, perché credo che la cosa più bella sia riuscire a capire per i propri figli quale sia lo sport che più li fa sentire a loro agio, li realizzi. Poi lo sport è sicuramente uno strumento educativo, però è uno strumento appunto nelle mani dell'uomo, nelle mani dei genitori, degli adulti, e quindi va usato con cautela e nella maniera giusta, perché spesso diciamo che lo sport fa bene, l'importante è partecipare, sono tutti luoghi comuni. Io credo che sia importante davvero capire l'importanza dello sport e utilizzarlo nella maniera giusta, e questo vuol dire essere partecipi anche i genitori, che non diventi un parcheggio quello dello sport, della sezione sportiva, della scuola calcio, eccetera. E, insomma, non vado avanti perché non vorrei poi essere pesante dopo aver No, fatto però trovo utilizzare che questo contributo sia molto, possa essere molto utile, a tanti genitori e anche a tanti ragazzi, poi in realtà, no? sì, esatto. Io credo che poi sia compito anche delle società sportive, no? Io ovviamente parlo soprattutto di calcio, ma soprattutto anche ma di tutte direi le società sportive, sia quello di coinvolgere i genitori. L'ho detto anche l'altra volta, forse da te, ma credo che sia importante che i genitori siano coinvolti e comprendano e conoscano, cioè venga spiegato loro che qual è il progetto formativo di qualsiasi di un settore giovanile, di una scuola calcio, qualsiasi livello, sia professionistica, sia dilettantistica che amatoriale. I genitori devono sapere ai loro figli che percorso andranno a fare, perché poi in ogni sport, sicuramente anche nel calcio, ci sono dei valori educativi all'interno del gioco, però appunto va utilizzato nella maniera giusta, e quindi i genitori hanno il diritto di sapere, ed è importante che lo sappiano, perché possono diventare delle risorse per la società, per i presidenti, per gli allenatori. Cioè, io quelli che dicono i genitori devono stare fuori, assolutamente no. Credo che sia fondamentale che invece quei genitori che hanno voglia e che vogliono essere davvero d'aiuto abbiano gli strumenti per farlo. Poi tanto ci saranno sempre quelli che rimarranno, che vorranno e che penseranno di avere il figlio che è Maradona, e tutti noi addetti ai lavori e tutti gli altri non capiscono nulla. Però credo, sì, però credo che invece dobbiamo dar fiducia ai genitori, ed è quello che vogliono anche i figli da parte dei genitori, perché ormai non c'è più la figura, no, del genitore, quello che è soprattutto il padre, che è quello che è la figura di riferimento, è colui da seguire perché ha rigore, perché ha autorità, no? Quindi io credo che l'autorevolezza di un genitore possa trovarla il ragazzo nella competenza che il genitore acquisisce, ma non quella che sente in televisione, nelle varie trasmissioni, ma attraverso un percorso che può essere la stessa società, anche, ripeto, se è dilettantistica, ad offrire al genitore. Filippo, lo sport non è solo movimento fisico, come spesso erroneamente si dice e si pensa, no? Non è solo andare in un campo e correre dietro a un pallone, c'è anche della cultura dietro. Assolutamente, io lo dico sempre, insomma, soprattutto per coloro che si occupano di calcio giovanile, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, no? È la frase famosa di Mourinho, che è un allenatore che è stato qui in Italia all'Inter, però è vero, perché quando hai a che fare con i ragazzi ci sono troppe conoscenze che si debbono avere, tipo ad esempio quelle pedagogiche, quelle legate alla natura dell'apprendimento. Insomma, bisogna stare sul pezzo, e anche magari il genitore o quello che si mette a dare una mano sul campo,
che può essere anche il nonno che vogliamo, che lo fa con tutto l'amore del mondo, però diciamo così, se non ha le competenze rischia di fare dei danni, e questo non va bene, perché abbiamo a che fare, appunto, stiamo parlando di bambini, di ragazzi, eccetera. Chiudo dicendo che secondo me la cosa importante è davvero l'aspetto dell'amore, di essere empatico con chi fa sport, è sicuramente importante, no? Quindi l'empatia è davvero qualcosa che può aiutare i giovani ad imparare e a fare un percorso che poi può portarli magari solo a divertirsi nello sport, e già sarebbe molto, piuttosto che fare magari una carriera o da dilettante o da professionista, insomma. Ma credo che a tutti i livelli gli aspetti empatici e di attenzione siano importanti. A livello di cultura e a livello anche di testi consultabili, a parte tutte le biografie, sono tante, che girano sui singoli calciatori o la storia delle squadre di calcio, in realtà so che per arricchire la cultura sportiva e anche questo aspetto pedagogico, esistono dei testi, Filippo, che sono consultabili? Ci sono, no? Ci sono dei testi, qualcuno interessante, qualcuno meno, qualcuno complicato, qualcuno invece accessibile un po' a tutti. Ecco, sulle biografie io non ce l'ho, adesso non l'ho trovato, ce l'ho senz'altro da qualche parte in casa, proprio su quel discorso che dicevo prima, no? Che a volte i genitori ripongono sulle spalle dei figli le proprie aspettative, eccetera. Consiglio, per chi non l'ha letto, anche se ormai è uscito da diversi anni, la biografia di Agassi, quindi parliamo di tennis, Open si chiama il libro, che non posso mostrarvi. Invece per quanto riguarda gli aspetti dell'apprendimento, quindi del riuscire a creare un ambiente favorevole per i ragazzi, per i bambini nella loro crescita, ho un libro da suggerire. Ovviamente lo devono leggere i genitori, ma anche i ragazzi e gli adolescenti, che è della dottoressa Lucangeli, che è una psicologa dell'educazione dell'Università di Padova. Eccolo qui, il libro si intitola 5 lezioni leggere sull'emozione dell'apprendere. Non so se riesco. Allora, se me lo riesci a mettere davanti alla telecamera, anche se si legge al contrario, raddrizzalo un pelo, raddrizzalo, ecco così, perfetto. Almeno riconoscono un po' meno, un pelo più distante, così riconoscono, ecco, bravo, grazie, cara. Almeno riconoscono quantomeno la copertina. Ok, sembra un po' Vanna Marchi. E poi un altro libro che secondo me è carino, ma parla un po' di un mix tra, come posso dire, una biografia e un racconto. Anche qui non parliamo di calcio, ma parliamo di pallavolo e di qualche altro sport, che è di Mauro Berruto. Eccolo qui, riesci a vedere? Un po' più distante e un po' più in alto. Un po' più distante e un po' più in alto. Perfetto. Titolo? Perfetto. Capolavori. Capolavori. Ah, ok. È interessante, leggetelo, non vi dico nulla di più, però è un libro profondo, ma non è difficile. È di Mauro Berruto, che è stato l'ex capotecnico della nazionale di pallavolo, è stato anche capotecnico della nazionale di tiro con l'arco, quindi è passato da una situazione di calcio, di sport collettivo, allo sport individuale come il tiro con l'arco, anche se alla fine non c'è mai uno sport individuale, perché comunque anche quando fai uno sport individuale ti alleni con altri, fai parte di una squadra, hai un allenatore, hai delle persone attorno a te, e si è sempre squadra, e quindi sono importanti le relazioni che si creano in quel contesto, che fanno appunto del contesto uno degli elementi fondamentali perché poi un talento si possa realizzare. Grazie Filippo. Allora, prima di lasciarti ho due messaggi. Il primo, sì. Guarda Marco, a parte il cocktail che ti ha dedicato, così capisci cosa fa, ma io so che lui ha una sorpresa per te. E questa è la prima. La seconda, tu sei stato al bar di Marco e di Pino qui a Milano, il Caffè Mania in Piazza Scalabrini, dove stiamo pensando di fare una bella festa tra qualche tempo, quando tutti potremo uscire. Ci piacerebbe molto che tu fossi dei nostri, perché sei stato e sei dei nostri in questo periodo, ovviamente insieme alla Sabi. T'ho fregata stavolta. Ragazzi, grazie mille Filippo, un grazie grande a Filippo Galli e a Sabi. Entra, fatti vedere bene, sennò vedevo solo un pezzo fino adesso.
Ciao ragazzi, un abbraccio forte. Aspettate che mi è andato via l'audio. Parla. Com'è? Vai chef. Non so perché la voce si sente un pelo meno. Grazie ragazzi, vi abbraccio forte. Ci vediamo presto. Ciao, ci sentiamo anche. Ok ragazzi, allora eccoci qua, scusate. Adesso cominciamo a preparare questo pranzo da campioni. E quindi chiamiamolo così, no? Nel senso che è una ricetta buona, 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 si fa in forno, è uno strudel di verdure, sano oggi più o meno. Mai troppo però per la cucina, perché ci piacciono i gusti. Prima cosa, abbiamo acceso il forno prima, adesso accendiamo il fornello e con una pentola mettiamo a rosolare, a sciogliere il burro, 50 grammi di burro. Io lo tiro sempre un pochino fuori dal frigorifero perché poi quando si deve lavorare viene giù molto più facilmente. Questo strudel è meraviglioso, non so se l'avete già provato, ma vedrete poi il risultato finale anche a casa vostra, se lo state cucinando. Io so che molte persone lo stanno facendo insieme a me, per cui lo so, cerco di andare lentamente, nei limiti di quelli che sono i tempi che devo rispettare, se no stiamo qui poi troppo tempo. Allora, è anche molto veloce da fare in realtà, perché gran parte degli ingredienti sono già pronti. Allora, mentre il burro si scalda, unite al burro le mele, che devono rosolare nel burro almeno 5 minuti. Nel frattempo, io lo devo fare, va scolato l'uvetta che avevo messo a bagno, va scolata, va tolta l'acqua, l'ho messa ad ammorbidire e va un pochino strizzata, per cui come al solito per strizzare l'uvetta o qualsiasi cosa dovete strizzare, basta che inserite la ciotola nel colino ed è pronta. Bene. A questo punto, mentre le mele stanno rosolando, le fate rosolare un pochettino. Dopodiché dobbiamo aggiungere le verdure, cioè queste sono le mie verdure che ho fatto sbollentare oggi. Magari le frattumo un attimino col coltello, così vengono ancora meno filanti, anche se in realtà le avevo già sminuzzate, ma un'altra sminuzzatina gliela diamo. Aggiungiamo quindi le verdure, l'uvetta e i pinoli. E le facciamo andare tutte insieme, per cui verdure, voilà. Cercate di mischiare per bene. Le mele io le ho affettate, ho fatto delle fette irregolari. Poi l'uvetta, i pinoli belli frantumati, voilà. E dovete, magari il fuoco un pochino più dolce, io l'ho messo un po' forte, ma forse è meglio se lo abbassiamo un pochettino, e bisogna cercare di amalgamare, di incorporare mele e verdure insieme, erbette. Io ho trovato le erbette, sono stato fortunato, stamattina ho fatto una spesa meravigliosa. Allora, qual è il segreto? Ovviamente alzarsi al prestissimo. L'altro segreto è avere un supermercato sotto casa e il terzo è affacciarsi dalla finestra, vedere quando non c'è fila e precipitarsi direttamente. Simona, che forse sta seguendo, ne sa qualcosa, perché lavora lì e quindi mi vede arrivare come una scheggia. E poi chiaramente l'altro segreto per fare prima e cercare di far fare la spesa a tutti in maniera tranquilla e rilassata è anche quello di fare una bella lista con tutto quello che vi serve e riuscire a fare una spesa molto veloce. Ma questo non vale solo in questo periodo, in teoria dovrebbe essere la regola sempre. Va bene. Allora, mentre questo va, 5 minuti passano abbastanza in fretta, dobbiamo prendere le uova e sbatterle. Quindi facciamo un pochino di ordine qua, ok? Allora, le uova vanno sbattute e vi procurate anche un bicchierino e vi spiego perché. Perché appena le avremo fatte, opla, allora, uova da sbattere, voilà, e con un pochino di sale, che non ho preso, ma si fa presto, opla, un pochino di sale, una spruzzata di pepe. Allora, le sbattete e poi quando sono pronte, cioè nel giro di un minuto scarso, con un cucchiaio
prendete due cucchiai e li mettete da parte. Questi serviranno alla fine per spennellare lo strudel prima di essere infornato. Questi due cucchiai che mettiamo da parte, due cucchiai di uovo sbattuto. Invece alla parte restante del composto andremo a... Aspettate, qui bisogna girare, se no si attacca. Ok, meraviglioso, perfetto, mamma mia che bontà. Dicevo, sbattiamo le uova. Ma la canzone iniziale di Rita Pavone è fantastica. Perché, perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone, perché... Va bene, allora, due cucchiai. Uno, li metto in una ciotolina a parte. E due, voilà. Con il resto aggiungo il parmigiano, ok, e mezzo cucchiaio di pan grattato. Un cucchiaio, prendiamolo un altro perché sennò va a finire che mi gratto tutto il pan grattato. Mezzo cucchiaio di pan grattato e il parmigiano, lo metto da parte perché so che mi servirà ancora, e risbatto, cioè incorporo sostanzialmente. Dopodiché, voilà, sbattere, ci vuole un attimo, con una, se avete la frusta è veramente molto veloce. Ok, a questo punto spengere il fuoco e incorporare le verdure con le mele, con i pinoli e con l'uvetta dentro, e voilà. Ok, e amalgamare tutto il composto con il cucchiaio di legno, cercando di incorporare bene tutto. Ok, non è che dimentico qualcosa, no? Okay. No, perfetto. Ah, che meraviglia, mamma mia, viene voglia di mangiarlo così. Bene, deve essere una delizia una volta cotto, lo è anzi. Ok, bene. A questo punto, allora, facciamo che togliamo la padella perché dobbiamo lavorare con la pasta sfoglia, per cui vi mettiamo da parte il composto che si fredda un secondo, vi facciamo un po' di spazio, prendiamo la pasta sfoglia e voilà. Un po' di ordine, cucina sempre, serve. Ok, allora, pasta sfoglia, tac, bene, apriamo, srotoliamo, ok, allora la mia pasta sfoglia è tonda, la allargate per bene, in teoria servirebbe il mattarello per cercare di stenderla un po', ma io preferisco di no, perché ho paura sempre che mi si rompa, ok? Bella tonda. A questo punto quello che facciamo è mettere il composto nel centro della pasta sfoglia, lasciando però almeno un paio di centimetri dai bordi, ok? Quindi, ups, ok, che meraviglia, ragazzi. Procuratevi anche un coltellino affilato. Allora, intanto facciamo così e cerchiamo di... Ecco, viene un po' bello ciccioso, eh? E poi con la pasta sfoglia vi aiutate a chiuderlo. Ecco, scusate, con la carta da forno che c'era sotto, eh? Vi aiutate per chiuderlo. Deve essere chiaramente chiuso. Voilà. Che meraviglia, cercando di stringere anche un po', perché sennò, ecco, fatto bene. Ripiegate i bordi, fate un bel bordo sigillato. Adesso poi vi faccio vedere com'è venuto, ma è una meraviglia, ragazzi. Ok, guardate, tac, che okay, è un bel fagottone. A questo punto pennello e uovo che avevamo messo da parte prima e date una bella spennellata, voilà, sopra. Questo, oltre a sigillare meglio la pasta, farà venire la croccantezza in cima. E poi, ecco qua,
pennello da cucina è facilissimo. Voilà, spennellatelo bene tutto, tutta la superficie, perché più sarà spennellato meglio sarà. Ultimo trucchetto, con un coltello bello affilato, fate dei taglietti nella pasta sfoglia. Tac, 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 non troppo profondi. Adesso vi faccio vedere anche questi. Ecco qua. Ok, vedete? E a questo punto lo trasferisco su una placca da forno che ho già preparato, ed è qua, con tutta la sua carta forno. Voilà. E a questo punto, diciamo che lo metto per così, così poi lo controllo meglio. Quindi pronto sulla placca da forno, e a questo punto aprire il forno, 220 gradi, cottura 30 minuti, vuol dire che alle 18:30 il mio sarà pronto. È stato facilissimo, è stato velocissimo, l'abbiamo fatto in 10 minuti praticamente, avendo precotto chiaramente le verdure prima. Bene, a questo punto vi parlo di domani, quindi domani, come ogni venerdì, puntata dedicata alla Vallonia, la dedicheremo alla capitale della Vallonia, Namur, Namur, come direbbero gli italiani, e quindi faremo una ricetta tipica, tipica di Namur, a base di gallina. Stamattina sono andata, ragazzi, non ho mai comprato in vita mia una gallina. Stamattina sono andata al macellaio a farmi dare la gallina, mi ha dato la gallina, ho detto no, non ci siamo, questa va pulita. Cosa vi serve? Una gallina che dovrete far cuocere, deve essere pronta quando prepareremo la ricetta, quindi cuocetela prima. Sappiate che ci vuole almeno un'ora e mezza per cuocere la gallina, e va cotta, mettendola praticamente insieme agli odori, eccetera, eccetera. Domani poi ve lo ripeto, magari ve lo ripeto domattina come cuocere la gallina. Un sedano, una carota, un porro, una cipolla, timo, alloro, prezzemolo, uno spicchio d'aglio, burro, 200 g di funghi, 2 cucchiai di farina, mezzo litro di brodo di gallina, che poi sarà l'acqua dove avete cotto la gallina, quello sarà il brodo di gallina, 2 tuorli d'uovo, 2 gialli, 2 rossi, chiamateli come volete, mezzo limone, il succo di mezzo limone, e 200 g di salsiccia, di trito di maiale, di salsiccia, quello che più vi piace, purché sia maiale, perché andremo a fare delle polpettine che vanno messe insieme alla gallina bollita. Bene, allora, cosa succederà domani? Canteremo una canzone tipica della Vallonia, cucineremo la gallina, Marco ci farà un drink, ma prima di chiudere, io non l'ho ancora fatto, lo devo chiamare Marco, se me lo stavo dimenticando, povero Marco. Allora, oggi avremo una modalità un attimino diversa per chiamare Marco. Dicevo che mancava qualcosa. Marco, non mi uccidere. Lo devo chiamare via Skype, per cui ve lo vedrete in una modalità un attimino diversa. Abbiate pazienza se non funziona subito bene, perché l'abbiamo provata, ma allora, tac. Aspetta, eh. Ci sono, è partito. La chiamata è partita e fino a qua, ecco. Oddio, no, questo sono io. Vi dice qualcosa sto suono? Dovrebbe rispondere. Marco! Adesso risponde, giuro, risponde. Stai, Marco? Vabbè, mentre Marco risponde, sperando che lo faccia. Dov'è? 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 Eccolo! Aspetta, aspetta. Allora, vediamo se riusciamo. Marco! Aspetta, 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 devo fare una cosa, Marco. Ok, ci sei? Dovresti esserci? Non so, aspetta, capiamo se ci sei o no. Ci sei? Aspetta, eh. No, non è così. Aspetta, dovrebbe essere così. Dici? Più o meno, eccolo, ah, così, oh, bene. Vai, Marco. La maglietta la vediamo, e avevo avvisato Filippo. Questa è la maglietta originale. Aspetta, 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 che è successo qualcosa? Ruota il tuo telefono, non puoi girare il telefono. Oddio,
sta succedendo qualcosa di strano. Abbiate tutti pazienza, ma io sto cercando di fare del mio meglio questa inquadratura. Sì, ecco, sì, vai, così, sto fermo. Perfetto, allora oggi facciamo questo drink rosso e nero dedicato a Filippo, che deve tornare a trovare nel bar. La promessa, ho sentito. Allora, prendiamo una bustina di zucchero, mi senti? Sì. Ti sento, non mi posso muovere, ma ti sento. Ok, una bustina di zucchero di canna, mettiamo 2-3 gocce di angostura per fare la base, poi fettina di arancia, che spremiamo dentro. Marco, non stiamo vedendo quello che fai, vediamo te, ma... E infatti perché non devi vedere me. Ecco, perfetto. Vedete me, adesso ci organizziamo. Allora, mi siedo, dai. Oh, così, bravo così. Ragazzo, così andiamo bene. Andiamo e creiamo questa base, che sarà la base del cocktail. Ok? Ok, adesso lo mettiamo da parte, prendiamo lo shaker con ghiaccio, mettiamo abbondanti chicchi di caffè. Abbondanti quanti, Marco? Una manciata? Che non l'abbiamo visto. Con anche due manciate. Due manciate, ok. Magari dentro, non come mai che va. Una cosa, quindi vedo meglio. Aspetta, se riesco. No, adesso Marco sei in una favola. No, rimetti come era prima perché non vediamo più. Non mi vedete? Si vede male, rifai... Ok. Andava bene. Okay. No, perché diciamo perché c'è questo casino oggi. Perché si è distrutto l'iPhone e quindi stiamo provando a farlo in un altro modo. C'è un motivo. Ok. Ok. Mettiamo. Non devo stare in piedi. Stai lì, ok. Mettiamo. Fino a 5, come abbiamo iniziato, quindi 2, 3, 4, 5, il campano. 2, 3, 4, 5, stop! Fino a 3 il whisky. 1, 2, 3, stop! Ah, mi sono dimenticato una cosa, nella base deve andare anche una grattatina di cioccolato. Potente. Mi sono dimenticato. Va bene. Si recupera, non c'è problema. Ok. Devo prendere e mettere anche sopra, Bene, adesso shakeriamo. La shakerata ce la devi fare acrobatica, eh? E poi in realtà, in questo, siccome bisogna prendere gli oli del caffè, bisogna tutto shakerare per andare in infusione. Ok. Cioè, andrebbe fatto con un'altra tecnica, ma adesso non gli shaker, usiamo gli shaker. Questa è una tecnica che ho rubato a un mio amico bartender. Ok. Che poi non la fa così, la fa meglio, ma la fa con una teiera, diciamo. Con una teiera? Con lo shot termico, gli oli del caffè, al Campari, un whisky. Wow. Vediamo, Qua siamo, e chi si muove? Ci vuoi anche fare il balletto? Perché? Perché? La domenica ci lasci sempre soli per andare a vedere la partita del Milan, perché? Poi potremmo fare come fanno quando vincono la Champions, così. Perfetto. Okay. Allora, dovremmo esserci. Il profumo c'è. Quindi riprendiamo il nostro bicchiere. Adesso in quadro. Andiamo a riprendere il nostro bicchiere. Con Tolino, Strainer, qui vale sempre quello che vi ho detto anche altre volte, io non ho abbastanza ghiaccio, ma se voi avete altro ghiaccio è bene metterne un po' qua dentro, oppure metterne nella coppa Martini. Marco, okay. Siediti. Diamo una girata veloce. Okay. Guardiamo il nostro cocktail rosso nero, questo non c'è niente, è proprio rosso nero. Un po' più su? Aspetta, così. Ah, guarda. Vai, un po' più su. Ecco, perfetto. Urca, vai, e adesso? Adesso sì. Al Milan.
Al Milan. E a Filippo per cui hai creato il cocktail. Certo. Grazie Marco. A Ciao ragazzi. domani. Buona Ciao, serata. anche a te, Ciao. 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 È stato un po' complicato, ma appunto purtroppo ieri c'è stato un incidente, si è rotto il telefono di Marco e di conseguenza niente, abbiamo dovuto arrangiarci con Skype, però adesso poi vedremo il risultato. Io non, cioè, non vedevo niente, spero voi abbiate visto, nel senso che ero dietro, però si deve essere visto abbastanza bene. Allora, anche per oggi è tutto. Per cui io rimetto la canzoncina che vi invito a ballare insieme a me, ovviamente a cantare insieme a me, tanto la conoscete tutti, e poi vi do l'appuntamento ovviamente per domani, mi raccomando, ok? Perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita di pallone, perché? Ci porti pure me, chissà, chissà, se davvero vai a vedere la tua squadra o se invece tu mi lasci con la scusa del pallone, chissà, chissà, se mi dici una bugia o la verità, ma un giorno di te dirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire. E se scopri potrò che mi vuoi imbrogliare, da mamma ritornerò, perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita di pallone, perché una volta non ci porti pure me. Ma un giorno ti seguirò perché ho dei dubbi che non mi fanno dormire. E se scoprirò potrò che mi vuoi imbrogliare, da mamma ritornerò perché la domenica mi lasci sempre solo per andare a vedere la partita di pallone, perché una volta non ci porti pure me, una volta non ci porti pure me. Ragazzi, ci vediamo domani. Ciao!